Arthur Conan Doyle. Il segno dei quattro. Lettura di Vir. Capitolo 2. Esposizione del caso. La signorina Morstan entrò con passo fermo, esteriormente molto calma di modi e di aspetto. Era una giovane creatura bionda, piccola, delicata, elegantemente inguantata e vestita con un gusto impeccabile. C'era tuttavia nel suo abbigliamento una semplicità quasi disadorna che suggeriva a un occhio attento una possibilità di mezzi limitata. Il vestito era di un colore tra il bigio e il fulvo cupo, senza guarnizioni e senza spighette. In capo ella portava un piccolo turbante dello stesso tono scuro, ravvivato soltanto da una piuma bianca da un lato. Il suo volto non spiccava né per regolarità di fattezze né per uno speciale splendore di carnagione, ma aveva un'espressione molto dolce e gradevole, e dai grandi occhi azzurri emanava una luce di una spiritualità e gentilezza singolari. Nonostante la mia esperienza in fatto di donne, che si estende a molte nazioni e a 3 diversi continenti, non avevo mai veduto un volto che desse promessa più palese di un temperamento raffinato e sensibile. Non mi sfuggì il particolare che mentre ella sedeva nella poltrona offerta da Sherlock Holmes, le sue labbra tremavano e le sue mani erano scosse da un tremito, e in tutta la sua persona erano evidenti i segni di un'agitazione contenuta ma intensa. «Sono venuta da lei, signor Holmes», esordì, «perché una volta lei fu d'aiuto alla signora Cecil Forrester, presso cui sono impiegata, nel districare una piccola complicazione familiare, e la signora è rimasta molto colpita dalla sua gentilezza e abilità». «Già, la signora Forrester», ripeté pensosamente il mio compagno. «Credo di esserle stato di qualche utilità, infatti, ma si trattava di un caso estremamente semplice, se ben ricordo». «Ma la signora Forrester non lo riteneva tale». «Comunque, signor Holmes, non potrà dire la stessa cosa del mio. Non mi riesce di immaginare una situazione più strana, più inspiegabile di quella in cui mi trovo attualmente». Holmes si stropicciò le mani e i suoi occhi mandarono un lampo, quindi si protese sulla sedia con un'espressione di straordinaria concentrazione sul volto affilato dal profilo di Sparviero. «Ci esponga il suo caso, signorina», disse infine col tono rapido e sbrigativo del professionista. Ebbi la sensazione di essere di troppo. «Vorrete scusarmi, spero», dissi a mia volta alzandomi. Con mia sorpresa, la signorina fece un cenno della mano guantata come per trattenermi. «Se non le spiace», soggiunse rivolta a Holmes, «vorrei che il suo amico fosse tanto gentile da restare. Potrebbe essermi di inestimabile aiuto». Mi rilassai sulla sedia. «Cercherò di riassumere i fatti in breve», proseguì la signorina. «Mio padre, che mi rimandò in patria quando io ero ancora piccolissima, era ufficiale di un reggimento indiano. Mia madre era morta e io non avevo alcun parente in Inghilterra. Venni sistemata comunque in un ottimo collegio a Edimburgo, dove rimasi finché ebbi compiuto i 17 anni. Nel 1878 mio padre, che era capitano anziano del suo reggimento, ottenne una licenza di un anno e tornò in patria. Mi telegrafò da qui per annunciarmi che era arrivato sano e salvo e per dirmi di venire subito a raggiungerlo, dandomi come indirizzo l'albergo Langham. Rammento perfettamente che il suo messaggio era pieno di tenerezza e di affetto. Giunta qui a Londra, scesi direttamente a Langham, dove mi dissero che infatti il capitano Morstan aveva preso alloggio lì, ma che era uscito la notte prima e che non era ancora rientrato. Attesi tutto il giorno senza che mi pervenisse alcuna notizia di lui. La sera, su consiglio del direttore dell'albergo, mi misi in comunicazione con la polizia e il mattino seguente fu messo un annuncio su tutti i giornali, ma le nostre ricerche non ottennero alcun risultato. Da quel giorno non ho mai più saputo nulla di mio padre. Era ritornato con il cuore pieno di speranza per trovare pace e conforto e invece... La giovane donna si portò una mano sulla gola e un singhiozzo soffocato le impedì di proseguire. «La data?» domandò Holmes aprendo il suo taccuino. «Il 3 dicembre del 1878, quasi 10 anni fa. Il suo bagaglio?» «Rimase all'hotel, ma non conteneva nulla da cui ricavare un filo conduttore. C'era qualche vestito, alcuni libri e alcuni oggetti curiosi delle isole andamane, poiché mio padre laggiù era stato uno degli ufficiali addetti alla sorveglianza dei forzati». «Aveva amici in città?» «Uno solo, per quanto ne so io. Il maggiore Sholto,
appartenente al suo stesso reggimento, il 340esimo Fanteria di Bombay. Il maggiore si era ritirato poco tempo prima ed era andato ad abitare a Upper Norwood. Ci mettemmo in comunicazione con lui, ma il maggiore non sapeva nemmeno che il suo compagno d'armi si trovasse in Inghilterra. «È un caso curioso», mormorò Holmes. «E non vi ho ancora narrata la parte più strana della vicenda», proseguì la signorina Morstan. «Circa 6 anni fa, per essere esatti, il 14 maggio del 1882, comparve sul Times un annuncio in cui si chiedeva l'indirizzo della signorina Mary Morstan e si dichiarava che sarebbe stato vantaggioso per lei farsi viva. L'annuncio non recava né nome né indirizzo. In quel tempo ero entrata come istitutrice in casa della signora Forrester. Per suo consiglio pubblicai il mio indirizzo sulle colonne degli annunci economici. Nello stesso giorno mi giunse per posta una scatoletta di cartone nella quale, con mia grande sorpresa, trovai racchiusa una perla, grande e luminosissima. Il piccolo plico non conteneva una sola parola di spiegazione e tantomeno il nome del mittente. Da allora, ogni anno, alla stessa data, mi è sempre stata recapitata una scatoletta identica, sempre contenente un'identica perla, senza alcun indizio atto a una possibile identificazione del mittente. Un perito ha dichiarato trattarsi di perle molto rare e assai pregiate. Del resto potrete giudicare voi stessi quanto siano belle. Così dicendo aprì una scatoletta piatta. Le più belle perle che io abbia mai visto. Il suo è un caso molto interessante, osservò Sherlock Holmes. Le è capitato altro? Sì, e non più tardi di oggi. Ecco perché sono venuta da lei. Stamattina ho ricevuto questa lettera e forse sarà meglio se è letta da lei personalmente. Grazie, fece Holmes. Mi dia anche la busta, per favore. Timbro postale, Londra, SW, data 7 luglio. In un angolo c'è l'impronta di un pollice maschile. Il postino, probabilmente. Carta di qualità ottima. Busta da 6 pence al pacchetto. Lo scrivente è una persona molto ricercata in fatto di cancelleria. Niente indirizzo. Si trovi al terzo pilastro a sinistra fuori dall'Lyceum Theatre questa sera alle 7. Se non si fida, conduca 2 amici. Lei è una donna a cui è stato fatto un torto e merita giustizia. Non porti la polizia. In tal caso tutto sarà inutile. Un amico sconosciuto. Beh, francamente, questo è un bel mistero. Che cosa intende fare, signorina Morstan? È precisamente quello che io chiedo a lei. In tal caso dico che dobbiamo assolutamente andare. Io, lei e, si capisce, il dottor Watson. È proprio l'uomo che ci vuole. Il suo corrispondente parla di 2 amici. Io e lui abbiamo già lavorato insieme altre volte. Ma crede che il suo amico vorrà venire? Replicò la signorina Morstan con una nota quasi di implorazione nella voce. Mi affrettai a rassicurarla con fervore. Sarò orgogliosa e felice di esserle d'aiuto, signorina. Siete entrambi molto gentili, riprese la giovane donna. Ho sempre condotto una vita ritirata e non ho amici cui potermi rivolgere. Se sarò qui alle 6 andrà bene, vero? Sia puntuale però, le raccomandò Holmes. Ma prima mi dica ancora una cosa. La scrittura della lettera è la stessa degli indirizzi delle scatolette contenenti le perle? Eccoli qua, rispose la fanciulla mostrando una mezza dozzina di fogli di carta da pacco. Lei è davvero una cliente modello. Sa intuire con precisione. Ora vediamo un po'. Stese le carte sulla tavola dando occhiate brevi, penetranti, dall'una alle altre. Sono tutti scritti con calligrafia alterata, sentenziò infine. Tutti tranne la lettera. Ma non è possibile ingannarsi sull'identità dello scrivente. Guardi come la incontenibile greca si spezza e osservi lo svolazzo della S finale. Sono indubbiamente della stessa persona. Non vorrei farle balenare false speranze, signorina, ma non vi è qualche rassomiglianza fra questa scrittura e la scrittura di suo padre? Oh, la scrittura di mio padre non poteva essere più diversa da questa. Me lo immaginavo. L'aspetteremo dunque per le 6. Sia così cortese da lasciarmi tutte queste carte. Potrò darvi nel frattempo un'occhiata più approfondita. Adesso sono appena le 3:30. Au revoir, dunque. Au revoir, ripeté la nostra visitatrice. Poi, dopo una luminosa occhiata piena di riconoscenza dall'uno all'altro di noi, riprese la scatoletta delle perle e si allontanò rapida. Mi misi in piedi alla finestra e la stetti a osservare mentre camminava a passi svelti lungo la strada, finché il turbante grigio e la piuma bianca non furono più che un puntino tra la folla incolore. «Che donna interessante!» esclamai volgendomi verso mio compagno.
Questi aveva riacceso la pipa ed era tornato ad adagiarsi nella sua poltrona, le palpebre socchiuse. «Trova?» disse languidamente. «Non lo avevo notato». «Ma lei non è che un automa, una macchina calcolatrice!» «Francamente, a volte mi sembra un essere quasi inumano!» Sorrise con indulgenza. «È della massima importanza», mi rispose infine, «che il nostro giudizio non sia fuorviato dalle apparenze esteriori. Un cliente per me non è che un'unità, un fattore in un problema. Le qualità emotive sono in contrasto con la chiarezza del ragionamento. Le posso assicurare che la donna più seducente che io abbia mai conosciuto fu condannata all'impiccagione per aver avvelenato 3 bambini innocenti cui aveva intenzione di sottrarre il denaro di un'assicurazione, mentre l'uomo più repellente di mia conoscenza è un filantropo che ha speso quasi 1 milione di sterline per far beneficenza ai poveri di Londra. Nel caso attuale, però, non faccio mai eccezioni. Un'eccezione mostra la falsità della regola. Ha mai avuto occasione di occuparsi di grafologia? Osservi un po' la scrittura di questo tizio. È leggibile e regolare, notai. Mi sembra un uomo che ha l'abitudine degli affari e una certa forza di carattere. Holmes scosse il capo. Guardi un po' con le lettere lunghe, disse. Si staccano appena dalla massa delle altre. La D potrebbe essere una A, la L una E. Gli uomini di carattere diversificano sempre le loro lettere lunghe, per quanto illeggibile possa essere la loro scrittura. Vi è incertezza nelle K di questo signore e pomposità nelle sue maiuscole. Ora esco, devo fare alcuni sopralluoghi. Mi permetta di raccomandarle questo libro, è tra i più notevoli che siano mai stati scritti. È intitolato Martirio dell'uomo ed è stato scritto da Winwood Reed. Sarò di ritorno tra un'ora. Sedetti alla finestra. Tenevo in mano il volume consigliatomi dal mio amico, ma i miei pensieri vagavano molto lontani dalle audaci speculazioni dello scrittore. La mia mente rincorreva la nostra fresca visitatrice. Ripensava al suo sorriso, al suo armonioso tono della voce, allo strano mistero che avvolgeva la sua vita. Se l'aveva avuto 17 anni al momento della morte di suo padre, doveva averne 27 ora. Acerba età, in cui la giovinezza ha perduto ogni acerbità e incomincia a placarsi nell'esperienza. Rimasi così seduta a fantasticare finché incominciarono a frullarmi nel cervello pensieri talmente pericolosi che mi buttai di corsa al mio scrittoio e mi tuffai a capofitto nell'ultimo trattato di patologia recapitatomi dalla biblioteca. Che cosa ero io se non un chirurgo militare con una gamba traballante e un ancor più traballante conto corrente in banca, per osare anche solo di sognare così impossibili pazzie? Quella donna era un'unità, un fattore, nient'altro. Se il mio avvenire era oscuro, valeva certo molto meglio affrontarlo da uomo che tentare vanamente di rischiarlo con gli inutili fuochi fatui dell'immaginazione.